Sono stato invitato da Marco, che conosco da ragazzino, in qualche modo a raccontare quello che faccio con la musica, perché da un po' di anni, insomma, si sa che il mio pubblico sono diventati pomodori, uva, o diciamo sono frutti, sono organismi biologici sui quali cerco di studiare gli effetti di specifiche polifonie. Maestro, quanto la affascina il binomio tra musica e cinema? E se c'è un compositore, diciamo, di musiche da film che ha come riferimento? Credo che la sua immagine forse è qui accanto a noi. Guardi, il fascino è enorme, ma io penso che sia una sorta di ricongiungimento, perché la musica, la parola musica viene da muse, plurale, musiche in greco, e secondo me era l'insieme di varie espressioni nel tentativo di rappresentare la realtà che ci circonda e che è meravigliosa. Quindi immaginiamo alle origini quale potesse essere il sentimento, non a caso veniva utilizzata a immagini degli incontri religiosi, quindi anche, diciamo, dal punto di vista metafisico aveva un gran valore. E la musica all'epoca era l'insieme delle arti capace di regalare questa rappresentazione. Poi la parola è diventata specifica solo e unicamente della parte che riguarda il suono. Quindi il fatto che si ricongiunga, che noi troviamo più segnali, più linguaggi che convergano, è una cosa, secondo me, di straordinaria forza. Ma noi lo possiamo dire con l'opera. Cioè, l'opera sopravvive, il teatro d'opera, proprio grazie a questa grande sinergia. Quindi immagini e suono. Poi, tra l'altro, il Novecento, quando il sonoro ha avuto l'avvento intorno al 1920, credo che sia il secolo che ha immediatamente contribuito anche alla sopravvivenza dei compositori, che hanno trovato nel repertorio, nel mondo classico, hanno trovato una frattura con tutto ciò che li aveva preceduti. Ma c'è ancora tanto, diciamo, la musica ha più di 35.000 anni, penso che ci sia ancora tanto da scoprire nella musica, per cui diciamo, il cinema è stato una sorta di rifugio per i grandi compositori. Morricone, che stiamo ascoltando in sottofondo, ne è la testimonianza, altrimenti non avrebbe avuto neanche, diciamo, il suo nome non avrebbe neanche intestato l'auditorium che abbiamo a Roma. Vuol dire che è riconosciuta la sua capacità, la sua maestria. Si è dedicato molto a questa produzione con grande successo ed anche ad altre, ma dimostrava di essere l'uomo che era. Di quale film del passato o del presente avrebbe voluto curare la colonna sonora? Ah, questa è bella, perché vorrei dire The Duel, che non ce l'aveva, perché non c'era musica. Mi aveva colpito molto l'uso del silenzio, senza per questo richiamare John Cage. No, in effetti ci sono musiche che ho amato, ma credo che sia per il riflesso sentimentale, proprio emozionale, no? che hanno regalato. Per un pugno di dollari, credo di averlo visto al cinema 7-8 volte il film. Ecco, la musica di Per un pugno di dollari è legata ad un periodo della mia vita ed ha lasciato un forte segno. Poi ci sono le canzoni nel cinema, e quindi Bacharach con The Sundance Kid e Butch Cassidy, secondo me, è un'altra di quelle cose che mi ha lasciato il segno. Però non c'è, francamente, una cosa che avrei voluto fare. In questo sono molto strano. Quando c'è l'ammirazione per qualcosa o per qualcuno, c'è proprio la distanza riverenziale. Per cui non penso che avrei voluto farlo io. No, vorrei essere capace di farlo, che è diverso. Mi è mai capitato di rifiutare delle proposte per colonne sonore di film? Sì, mi è capitato perché, diciamo, io ho lavorato tanto nella discografia e ci ho messo anche tanto per imparare, si impara facendo, si impara frequentando, quelli che sono i
i paletti, come li chiamiamo noi, per orientarsi nel lavoro. Mi sono reso conto che il cinema lo sogni, lo vorresti fare, però quando poi ti capita l'opportunità ti ritrovi in un meccanismo dove ci sono tanti obblighi. Maestro, tanti grandi successi sono usciti da Sanremo, che idea si è fatto di quello che abbiamo visto? E poi se la fa sorridere il fatto che tanti fanno il suo nome come direttore artistico del prossimo anno? Oh, questa è bellissima, questo è sicuro che non lo sarò. No, è un impegno che richiede, secondo me, capacità enormi e che io non penso di avere, per ciò che riguarda il festival. Il festival è stato un bellissimo festival, grande spettacolo. Ma come tutti i festival, è un po' come le annate del vino, cioè scopriremo fra un po' che cosa resta e diciamo, e questo testimonierà il valore di quello che c'è stato dal punto di vista musicale. Dal punto di vista spettacolare non si discute, ha tenuto attaccato le famiglie al teleschermo. Una volta quando il festival era dedicato diciamo, a un pubblico più adulto, i figli potevano uscire di casa e andare via e quindi la famiglia rimaneva monca. Ma certo, adesso che è dedicata a loro, i genitori non è che se ne vanno, per cui restano a casa e questo funge anche da collante. E anche i genitori adesso sono più morbidi, cercano di andare incontro, dicono che è bello anche se tutto sommato non ci hanno trovato tanta roba per i loro gusti, però è bello perché forse lo si può vivere tutti insieme e commentare. Assolutamente sì, è musica tribale ed è sempre esistita, basata su pochi, diciamo, sulla modulazione di segnali esigui, ma è interessante, perché poi, voglio dire, è sovrabbondante nella parola, ha rimesso al centro la parola, perché per un po' di tempo nella musica melodica italiana non era stata considerata tantissimo. E il rap è una, tra l'altro, una delle canzoni più famose dell'Ottocento napoletano, Te voglio bene assai, di cui ancora i natali sembrano sconosciuti, attribuita prima a Donizetti, a Sacco, insomma a diversi autori, adesso sembra frutto di una improvvisazione avvenuta nella zona del mercato a Napoli, dove c'erano dei meccanismi, delle gare di improvvisazione, un po' come il freestyle, un po' diverso diciamo da quello che oggi è il rap, ma di fatto si confrontavano, c'erano degli schemi, in questo caso si chiamava Riebe del Brigado, che significa con la replica obbligata, quindi dovevi scrivere un certo numero di frasi che però finissero con io ti voglio bene assai e tu non pensi a me, con la stessa metrica. Quindi è una cosa che ricorre nella storia, ci sono ancora tante gare di improvvisazione nella musica popolare, sia vesuviana ma anche ho visto anche in Toscana. Quindi il fenomeno della parola che prende peso, no? Al di là di quello che può essere quello che siamo abituati noi a gestire melodicamente, secondo me è una cosa che ha avuto il suo senso adesso ci ha avuto il suo senso. Poi, come tutte le cose, anche quella del 1830, si consumerà e troverà poi una via per lasciare traccia nella nuova produzione che arriverà. Grazie.